Salve a tutti, sono Master Wallace. Carico. Questa è una musichetta dopaminica abbastanza famosa che ho usato spesso. Mi è stato chiesto di usarla ancora e quindi è questa. Adesso ovviamente abbassiamo il volume perché dobbiamo parlare di cose importanti. Intanto vi ringrazio tutti per il grande successo del podcast gratuito che abbiamo messo l'altro giorno. È stato scaricato da moltitudini di persone, ovviamente molti di queste poi ascoltando Master hanno capito che Master è credibile e quindi sono venuti da noi praticamente. Noi lanciamo un messaggio e poi dopo la gente che capisce questo messaggio viene a noi. A breve saranno disponibili dei podcast, diciamo, tematici da scaricare, da acquistare, con prezzi molto molto modesti, ve l'assicuro. E quindi lì avremo ancora cose più tecnicamente interessanti, per cui questa cosa partirà a breve. L'argomento di oggi, ragazzi, l'argomento di oggi, basta guardare la copertina del video, il titolo, no? Quindi pensare in grande nel culturismo naturale. E poi c'è un confronto fra Master e Arnold, dove si vede che sostanzialmente non c'è poi questo grande abisso, se vogliamo. Secondo voi fra queste foto c'è un abisso, considerando Arnold quello che all'epoca assumeva? Certamente molto meno rispetto a oggi, questo è chiaro, ma comunque voi sapete che anche assumere certe sostanze, certi mix di anabol, testosterone, visto che quelle erano le cose che andavano, da un grosso vantaggio enorme su un altro bodybuilder. Prova ne è che quando Arnold non assumeva nulla praticamente era irriconoscibile, quindi tutto il suo grande talento fisico, tutta la sua grande esperienza di allenamento senza roba, cioè basta guardare le foto di quando non assumeva, pur allenandosi, veramente c'è una differenza spaventosa, ma questo vale per tutti i campioni, non solo per lui, premesso. Quindi questo vantaggio enorme c'è, come ho detto spesso, è come correre in pista. Voi date a un tizio che non sa guidare, ok, gli date una Ferrari, cioè che sappia guidare quantomeno una Ferrari, cioè mettere le marce, guidare, giusto quello, in una pista. Poi prendete un grande pilota, bravissimo a guidare sulle macchine, ok, gli date una Fiat Panda. Beh, ragazzi, io vi dico una cosa, per quanto sia bravo questo pilota, miracoli non se ne possono fare. E il tizio che è incapace di guidare con la Ferrari lo batterebbe facilmente, già solo in rettilineo, eccetera, lascia dietro, ciao, quindi non c'è proprio storia. Ecco, il vantaggio dei farmaci, specie quando le dosi sono veramente alte, i mix sono tanti, i vantaggi dei farmaci sono in queste proporzioni qui. Però attenzione, vi dico una cosa, questo svantaggio enorme si può colmare in gran parte, attenzione, ho detto colmare non nel senso che la Panda supererà mai la Ferrari, questo no, ma diciamo che potreste guidare in pista anziché al posto di una Ferrari, potreste avere, faccio per dire, non so, una macchina molto potente, non come una Ferrari, ma possiamo parlare tipo un SUV, anche un 2000 con 300-400 cavalli, che oggi ci sono macchine del genere, Audi, Alfa Romeo e anche di altre marche, che certamente non batteranno la Ferrari, ma di certo non subiranno i distacchi immensi che avrebbe la Panda. Cioè cercate di capire il concetto. Quindi voi potreste, anziché guidare una Panda, guidare una macchina potente da 300-400 cavalli rispetto ai 700-800 della Ferrari, e comunque riuscire a non farsi, diciamo, distanziare in maniera esagerata. Come è possibile questo? Ecco perché il discorso pensare in grande nel natura è possibile davvero farlo, cioè, io l'ho fatto, vedete, cioè i fatti sono lì, no? Come fare questo? Questo è il punto, ragazzi. Oggi chi si allena nel culturismo naturale non pensa in grande, anzi pensa in piccolo, perché parte già con l'idea che, beh, vabbè, da natura tanto facciamo quello che si può, siamo così poveracci che più di tanto non si va, dai, ci accontentiamo. Ecco, questa è la mentalità che taglia le gambe
a tutti, giovani, veterani. È questo che è assolutamente sbagliato. E io vi dico che potete davvero avvicinarvi il più possibile ai campioni se però fate le cose per bene. Perché insisto sempre su questi concetti? Perché io non capisco come si possa sprecare una vita, degli anni, a fare allenamenti inutili. Io sono decenni che vado in palestra e sono decenni che vedo gente che rimane sempre uguale. Gente che ho visto dopo vario tempo, gente che ho seguito in tempo reale, ne ho visti tanti, sostanzialmente in natura, in palestra, rimangono uguali a se stessi in modo costante. Io mi chiedo, ma queste persone non si rendono conto che tutto quello che fanno è sbagliato, che non migliorano? Non se ne rendono conto. Vanno avanti così, un po' perché convinti che più di tanto non si può fare, e poi perché magari vedono qualche piccolo miglioramento, no? Perché qui sto un po' meglio, qua sto un po' meglio, poi sostanzialmente non hanno massa, peso, misura, neanche forza se vogliamo. E insistono su queste strade sbagliate. È questo che vi porta al fallimento, alle frustrazioni, eccetera, eccetera. Allora, la prima cosa che dovete imparare è allenarvi in modo corretto per un natural bodybuilder. Cioè, se non vi allenate bene, è già il terreno frana, non avete niente. E quindi dovete smettere di seguire le idee, certi concetti, certe strategie che funzionano solo sui bombaroli, sui dopaggi, funzionano su loro, non sui natural. Ve li ribadisco, è un mantra, repetita iuvant, no? Dicevano i latini, e questo dobbiamo fare anche per il turnover, per le giovani leve che di continuo arrivano o per chi ancora non ha capito. Ripetiamo, non potete allenarvi. Non potete allenare un muscolo più volte a settimana, due, tre, non potete farlo. Non si sviluppa, non recuperate, non si sviluppa. Siete sempre lì, stallati. Lo può fare gente che è bombarola, non un natural. Dovete capire questa cosa. Non potete andare avanti col concetto sempre di caricare, caricare pesi pesanti, più massa, più peso. Più forza, più massa. È falso. È falso. Non funziona così. Ok? Nei bombaroli, cioè, funzionano entrambi i metodi. Sia chi fa solo carichi pesanti, prendete Coleman, che è un fanatico. Prendete gente che faceva pompaggini irrilevanti, tipo Flex Wheeler, la Paul Dillée, che erano enormi anche loro. Lì funziona tutto. Avete le bombe, funziona tutto. Lasciate perdere. Certo, io se devo dare un consiglio, anche in questo contesto sbagliato e illegale, con i carichi pesanti si vede la fine che ha fatto Coleman, cioè a lungo andare vi spaccate, specie poi quando non siete più giovani, vi spaccate. Con i pompaggini potete andare avanti anche in tempo infinito, però ovviamente i pompaggini su natura hanno un senso se tutto l'allenamento è concepito in modo logico, quindi sicuramente pompare sì, con associazione dei gruppi muscolari logici, sì, e una base di forza, sì. Vedete già come i tasselli cominciano ad andare al loro posto. Cosa vuol dire associazione dei gruppi in modo logico? Lo voglio ripetere ancora. Cioè, per esempio, delle follie come allenare le gambe in una seduta con altri gruppi muscolari del busto. Io davvero, io vedo gente tuttora che lo fa, eh. Ho visto gente fare pettorali e spalle e poi alla fine fa le gambe. O fa il contrario. Prima fa le gambe e poi va a fare pettorali e spalle. Cioè, non so come si possa allenarsi in questo modo. Cioè, le gambe sono talmente impegnative che un allenamento può essere solo rivolto a loro e basta. Non avete né forza né energie né concentrazione mentale per fare anche altri gruppi o prima o dopo le gambe. Cioè, potete farlo, ma non vi allenerete mai al meglio. Mai. Quindi, oppure fare i superset per i gruppi antagonisti, no? Tipo bicipiti, tricipiti, petto, schiena, ma in questo modo allenate muscoli opposti che poi andrete a ritoccare nelle altre sedute. Quindi ancora una volta si ricade nella multifrequenza famigerata, che nel culturismo naturale non porta a nulla di rilevante, cioè può portarvi a uno stato di fitness, non a uno stato di grossezza. Ok? Quindi cercate di capire queste cose. Poi, altro concetto che ha fatto dei danni enormi, il culturismo naturale enormi in questi decenni, e tuttora ci sono questi danni, perché c'è gente che continua a ripetere questa cosa. Ok?
cioè che dovete sempre andare oltre il cedimento, in ogni serie, alla morte, soffrire, strisciare, ansimare. A volte qualcuno vomita, ah, io vomito dallo sforzo. Ma ragazzi, ma secondo voi cioè, questa cosa ha un senso? A parte che è micidiale, non so con che piacere uno vada ad allenarsi sapendo che deve affrontare queste cose. Io non farei, piuttosto cioè, non so, vado a fare una camminata, non vado là per fare sofferenze immani, non è questo. Pareste mi deve dare piacere. Certo, impegno sì, impegno c'è, fatica fisica c'è, ma non sofferenza. Voglio andare lì a essere un martire, ma oltretutto sono cose inutili, cioè non servono a niente, perché in natura in questo modo si stressa in maniera talmente forte anche il muscolo, cioè sia il sistema nervoso, surrenale, muscolo, che non succede niente. Che poi avessero almeno la decenza di fare questa cosa illogica e poi stare fermi 10 giorni, forse, dico forse, qualcosa potrebbe venire. No, questi cosa fanno? Ci vanno più volte in palestra e fanno le stesse cose. Ditemi voi se uno in un ambito così senza bombe possa minimamente migliorare. Non date retta a gente che dice sì, facendo così sono migliorato. È falso. Cioè, i loro miglioramenti, se sono natura, sono irrilevanti. Non so dove li vedono. A parte che una cosa è dire, una cosa è mostrare. Oppure chi vi dice che fa queste cose, lo vedete tutto bello grosso, pompato, magari anche qualitativo e svenato, beh, vabbè, sapete già che cosa c'è dietro. Quindi lì è il segreto di Pulcinella. Allora ragazzi, ecco, quindi allora, allenamento giusto. Adesso c'è il discorso della nutrizione, che anche qui purtroppo siamo stati fuorviati da altre teorie sballate, tipo no, perché non dovete ingrassare troppo, dovete crescere puliti, dovete crescere da magri. E da natura non è possibile. Da natura se volete rimanere magri dovete mangiare poco e avrete uno stato, avrete una condizione da fitness. Non avete incrementi di peso, massa e forza rilevanti. Non li avrete perché mangiate poco. Uno diciamo, noi mangiamo il giusto per crescere, non c'è il giusto per crescere. C'è il giusto per mantenervi. Ma se volete crescere dovete essere in surplus calorico. È quello che fa smuovere l'organismo. Quando voi date un forte stimolo siete in surplus calorico. Allora la supercompensazione sale e migliorate. Certo, ingrassare tu un po'. Non dovete ingrassare troppo, questo no. Da lottatori di sumo, ma dovete ingrassare un po', ma farete dei grossi guadagni di misure, di forza e di peso corporeo ed è quello che dovete conservare il più possibile quando comincerete a dimagrire. Cioè, come vedete, alla fine la struttura dei ragionamenti è quella ed è l'unica possibile. Da natura, molti dicono: ma tu sei uno che sei così, vede solo così, tutto il resto non funziona, tutto il resto sì, sono così perché ho visto in questi 40 anni che è così. Non sono uno veramente, io in realtà quando ci sono delle realtà oggettive, parlo anche in altri temi in generale, non sono uno che è monolitico, se vedo che le prove sono a favore di una cosa che oggettivamente è quella, io posso anche cambiare idea. Ma fino a che vedo che la cosa non è stata demolita, anzi vedo che le prove che continuo a vedere nel tempo si accumulano a favore della mia tesi, io per il momento rimango di questa tesi. E quindi io penso che le mie idee siano quelle giuste. Okay. E poi aggiungo un altro tassello sempre importantissimo che molti snobbano. No, ma fare gli integratori non servono, buttatevi i soldi, sono inutili. C'era chi lo diceva, sono inutili, salvo poi fare pubblicità per venderli. Ma poi ci sono i bombaroli che, siccome ci sono dei bombaroli, no? Che hanno dei contratti in giro con ditte di integratori, quindi sono lì col fisico. Dopatissimo presento, ecco questo integratore che io assumo, vi garantisco che è molto efficace perché vedete come sono, no? Ecco questo truffa a tutti gli effetti. Cioè quando un bombarolo vi dice che usa un certo integratore è perché lo deve fare, perché lo pagano e lo fa, ma quell'integratore col suo fisico non c'entra assolutamente niente. Magari potrebbe dargli un aiuto se non fosse bombarolo, allora potrebbe dargli un aiuto, ma essendo bombarolo queste cose sono senza senso. Quindi l'integrazione invece potrebbe portarvi la Panda che insegue la Ferrari, potrebbe portarla a trasformarsi in una macchina di cilindrata superiore e di potenza superiore. Ripeto, mai tale da raggiungere la Ferrari, ma di sicuro andrete più forte che con la Panda. Ok? Quindi cercate un attimo di. Ecco,
Come vedete, cioè, questo è il punto. Quindi pensare in grande nel culturismo naturale è possibile, ma dovete fare anche le cose per bene. Perché se non le fate, rimanete lì nel vostro orticello di mediocri. Volete rimanere dei mediocri? Continuate così. State sicuri che avete preso la strada giusta. Volete uscire dall'orticello dei mediocri? L'orticello veramente è un mare enorme, perché in alto palestrati in Italia la mediocrità è un mare, non è un orticello, ho fatto così un esempio. Volete uscire da questo mare di mediocrità? Cominciate a battere strade diverse e che funzionano. Quelle che io faccio da sempre, che tanti altri hanno fatto e che vedono che funzionano. Questo è quello che io vi dico. Riflettete sulle foto che ho messo qui, ma ho fatto tanti confronti anche con altri campioni. L'abisso non è così enorme. Qualcuno addirittura ha detto, beh, ma alla fine siete uguali. Non siamo uguali, ok? Ma l'abisso non c'è, ok? Riflettete su questo e venite con noi. Vi aspettiamo per il meglio che potete avere e che vi meritate. Grazie a tutti.